Penso che quello che ci divida è un'idea di città diversa e un'idea di politica diversa. Io ritengo che ci sia una buona politica che in 5 anni ha gestito questa città, l'ha governata nelle sue dinamiche molto complesse e molto difficili. Una città che viene da 5 anni duri ma importanti. Penso che il lavoro svolto in questi 5 anni sia stato un lavoro imprescindibile per il futuro di questa città, un lavoro fatto di risanamento ma anche di rilancio delle progettualità importanti. Una città che non aveva un suo piano urbanistico generale, che oggi ce l'ha, una città che non aveva infrastrutture sociali, neanche una. Noi non abbiamo, San Migandolo non ha un centro diurno per anziani, detto in soldoni, poveri. I nostri anziani non hanno un luogo accogliente in cui trascorrere del tempo libero. Leggo di programmi in cui si propone la creazione di ricoveri per anziani. C'è una differenza culturale abissale che divide il centro-sinistra, il centro-destra, il centro e quanti hanno accettato con noi questa competizione elettorale. Io sono Costantino Scoia, sono stato il sindaco di questa città. Per 5 anni, una città non commissariata, un luogo abitato da buone pratiche amministrative e che oggi si ricandida guida di una coalizione centrosinistra a continuare questo percorso assolutamente non semplice, non facile. Durante gli incontri che si sono succeduti nelle piazze, nei quartieri, nelle strade, abbiamo, come dire, avuto modo di condividere con voi l'urgenza dei temi più ricorrenti, una situazione debitoria, alcune scelte assolutamente infelici come la San Nicandro Tributi, nelle vostre case non arrivano più avvisi di accertamento anche per svariate migliaia di euro, quelle lettere non arrivano più non già perché la San Nicandro Tributi ha deciso di non inviarvi più quelle note, ma perché qualcuno ha pensato bene di mandare via quella gente. E quella è stata una delle scelte dissennate. Pensate, ricordate che San Nicandro Tributi ancora oggi detiene nelle sue tasche qualche cosa come 1.300.000 euro delle nostre imposte. Ma non solo San Nicandro Tributi. Il metano a costo zero, che era una delle favole del nostro candidato sindaco più onorevole, è una burla a tutti gli effetti. Il metano a costo zero è costato a questa città qualche cosa come 2 milioni e 500 mila euro, a seguito di scelte assolutamente dissennate legate alla revoca del precedente affidatario. Questa amministrazione ha versato 1 milione e 800 mila euro, su nulla, vuol dire un euro dopo un euro. Erano debiti mentali, noi abbiamo fatto sì che quei debiti mentali, i veri debiti mentali, evitassero il dissesto di questa realtà, il dissesto politico-amministrativo di questa città. Oggi però anche questa fase è alle nostre spalle e noi non possiamo, non dobbiamo rincorrere un consenso poggiato soltanto su un'opera di risanamento che pure c'è stata. Dobbiamo avere la forza e il coraggio di proporre alla città, con la stessa tenacia con cui abbiamo risanato, dobbiamo condividere un'idea di rilancio della città. Noi abbiamo una nuova idea di città, che abbiamo progettato, un'idea che possa ripartire dalle periferie. Oggi abbiamo inaugurato il laboratorio Bollenti Spirit in località San Cristoforo, stessa località con il centro storico Annudo a Terra Vecchia, sarà interessato dal PIRP, il piano integrato di recupero delle periferie che ci è stato finanziato. Un'attenzione importante, strategica a nostro avviso, è stata legata alle infrastrutture sociali, al centro ludico per l'infanzia di Via Lauro, ma soprattutto al centro diurno per minori e per anziani di Via Plauto, il centro per disabili in località Due Pini e l'accordo strategico con la Fondazione Zaccagnino, l'ASP Zaccagnino, per quanto riguarda il centro per minori. Infrastrutture sociali che riverseranno su questa città finanziamenti importanti, già erogati e che cambieranno sicuramente il volto di questa città. Vorrei dire con molta forza che l'idea del centro, l'idea delle infrastrutture sociali non è soltanto legato a palazzine o a luoghi fisici da infarcire, è legato soprattutto a una nuova idea di città, perché
che guarda ai più indigenti, ma anche ai più indifesi, e dà loro non solo opportunità di lavoro, ma anche luoghi di crescita. È una nuova idea della politica, è una nuova idea dell'amministrazione, è una nuova idea di proporre pratiche amministrative diverse. E questa è la nostra idea di città, un'idea dallo sviluppo più diffuso. La zona artigianale, la nostra zona artigianale, non il PIP, in località San Nazario, una cattedrale del deserto che doveva ospitare nel corso degli anni ditte marchigiane o della zona, che non ha prodotto nulla se non illusioni e disinvestimenti e disillusioni da parte di tanti. La zona artigianale, con le convenzioni legate all'urbanizzazione a stralcio, potrà garantire da subito la possibilità di nuovi insediamenti produttivi nella nostra zona artigianale. Il bene ambientale strategico importante, Monte Delio e la Torre Saracena, un percorso archeologico assolutamente virtuoso, la possibilità anche a San Nicandro, che su tematiche a quanto, come dire, marginali come il turismo e altro, si possa iniziare un lavoro diverso. Certi che anche l'idea del turismo deve abbandonare stereotipi vecchi. Io ritengo che l'idea del turismo debba necessariamente fondarsi sull'idea del cittadino non abusivo, del cittadino che abbia uno sviluppo del territorio responsabile, maturo, accogliente. Non è la struttura che recepisce turisti, è un territorio che ha la capacità di acquisire i turisti e che si pone nei confronti della collettività che, come dire, lambisce queste terre in modo accogliente e virtuoso. Una città aperta che abbia e ha una sua matrice culturale. Anche in questo consentitemi di dilungarmi per qualche secondo. San Nicandro nel corso di questi 5 anni è diventato un punto di riferimento importante. La stagione teatrale ha vissuto momenti di grande coinvolgimento e anche in questo abbiamo puntato molto sull'innovazione e sulla discontinuità. Abbiamo introdotto anche modalità di accesso, l'attenzione ai giovani e agli anziani è stata un'attenzione ricorrente, ma consentitemi anche di dire che la qualità culturale è stata una qualità assolutamente alta, all'altezza delle tradizioni di questa città, che gestisce la cultura non già in tono minore, ma come categoria esigente del suo vivere e del suo sentirsi città. Questa è la nostra idea di città, una città aperta, multiculturale, che mette insieme sensibilità, culture, religiosità diverse. Consentitemi infine un breve richiamo all'importanza, rilevanza strategica della presenza ebraica a San Nicandro, una radice assolutamente indissolubile che scriverà pagine importanti nella storia della città, che riguarda non soltanto il passato ma anche il nostro futuro. Noi lavoriamo per una città ancora più aperta, dallo sviluppo ancora più diffuso, ma soprattutto una città libera, che si liberi ancora con forza di vecchi faraoni e che possa percorrere le strade che portano al domani con sempre maggiore speditezza, tranquillità e serenità. Grazie.